Bentornati su RetroPlay. Questa volta giochiamo a Cosmic Causeway, gioco veramente bellissimo del 1987 che ha un effetto 3D molto figo che adesso andremo a vedere. E questo gioco qui è il sequel di un altro gioco famoso per Commodore che si chiamava Trailblazers, dove si poteva giocare in due contemporaneamente, mentre qui si può giocare in uno solo perché hanno levato lo schermo diviso, hanno migliorato la grafica, hanno migliorato tutto ed è un gioco arcade per un solo giocatore. Andiamo a vedere il gioco, ragazzi. Ma niente, non vado, devo cambiare porta joystick. Ok, eccoci qua con la nostra palla rotolante. Vediamo, gioco velocissimo, fluidissimo, con la nostra palla rotolante che deve schivare tutti gli ostacoli. Le caselle blu, se le becchiamo, ovviamente ci fanno saltare, le caselle rosse ci fanno rallentare e le caselle verdi ci fanno aumentare la velocità. Ok, siamo riusciti a superare, niente, le caselle nere ovviamente sono buche se cascate sotto. Le sfere, quelle luminose, le dobbiamo prendere perché sono delle monete che ci consentono di raccogliere, raccogliere dei power-up, che li vediamo sotto. C'è la barra dei power-up. No, attenzione! Vai, vai avanti, vai, vai, vai. Ovviamente c'è il tempo limite, quindi attenzione perché se sforiamo il tempo sono cacchi acidi, ragà. No, abbiamo mancato la sfera luminosa. No, no, porca zo. No, sono cascato come un cretino. Ok, finito il secondo livello, perfetto. Questo gioco bellissimo ce l'avevo su una cassettina da edicola con il nome Massa Cosmica, veramente bellissimo questo gioco. Attenzione, qui si spara, dobbiamo sparare a queste sfere coi piedini, attenzione a non farci colpire. C'è un po' di punti. No. Attenzione, abbiamo solo 28 secondi in questo momento. Ok, siamo riusciti a passare indenni. Attenzione, qui ci sono gli alberelli da schivare a tutti i costi perché a questi non possiamo sparare, quindi possiamo solo schivare. Quindi attenzione ragazzi, cerchiamo di schivarli. C'è anche il tasto del salto premuto proprio a mazzetta, proprio col piede cioè col piede, col dito fisso a tavoletta. Per 4 secondi ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Andiamo a livello successivo, vediamo qui che c'è. Oh, attenzione, cerchiamo di prendere. No! Porca, qua perché i controlli sono al contrario, ragazzi. Su queste piattaforme azzurre i controlli sono invertiti. Quindi attenzione. Ma no, ce l'ho fatta? Perfetto. Benissimo, no. Attenzione che qua i controlli sono sempre invertiti. Quindi molta attenzione qui. Oh, ok, dai, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ce l'ho fatta. Ma adesso tra poco c'è il boss. Attenzione, ragazzi, c'è il boss. Vediamo se riusciamo a vedere il boss. Ho preso un power up, non so quale, perché sotto mi ha dato un power. Ci sono delle sveglie giganti qui, ragazzi. Sveglie giganti, noi cerchiamo di. Oh, attenzione, qui si va lenti sul rosso. Oh, ce l'ho fatta, perfetto. Poi cerchiamo di saltare. Qua ci sono delle cose che a me sembrano delle poltrone, però non so in realtà, magari sono delle sfere magiche. Non so cosa sono. A me da piccolo sembravano delle poltrone quelle, ma non lo so. Di nuovo le sveglie. Le mitiche sveglie, eccole qui. Oh, ecco il boss, il vermone. Cerchiamo di ammazzarlo. No, ci ha fatto fuori. Ci abbiamo solo 13 secondi per ucciderlo. Dove è andato? Eccolo. Dai, disgraziato, devi morire. No, ci abbiamo un secondo. No, che muore, ragazzi. Mannaggia. Ok, allora. Questo era Cosmic Causeway. Aspetta, chiamiamolo per esteso. Ok. Questo era Cosmic Causeway. Bellissimo gioco della Mr. Chip Software. Seguito di Trailblazers. Mi ha dato un rating, mi ha dato una votazione che Skoda Owner, cioè il proprietario di Skoda, che non penso che negli anni 80 fosse un
fosse un complimento, perché la Skoda negli anni 80 era una considerata una macchina molto economica di terza categoria dell'est. Ma poi vabbè, poi negli anni 90 la Skoda è diventata più forte, più migliore e migliorata. Adesso è una macchina, diciamo, fa delle macchine decenti, diciamo. Però all'epoca non era così. Allora, first place, primo posto. Eccoci qua, abbiamo fatto il punteggione 5555. Ci vediamo al prossimo episodio di One Credit. No, sì, vabbè, buonanotte. Il prossimo episodio di Retroplay. Ciao ragazzi!